Benvenuti sul mio canale. In questa giornata invernale fredda, l'ideale è gustare una bevanda che riscaldi e allo stesso tempo delizi il palato. Farò il vin brûlé. Occorrono solo pochi ingredienti e si prepara in poco tempo. Verso nel tegame il vino, che deve essere un vino corposo. In questo caso io uso il Barbera. Aggiungo lo zucchero, la cannella in stecche, i chiodi di garofano e porto a ebollizione. Lascio cuocere a fuoco lento per almeno 5 minuti, in modo da caramellare lo zucchero. Ora alzo la fiamma al massimo e cuocio ancora per qualche minuto. Quando il vino raggiunge un'alta temperatura comincia a fare le bollicine e quindi a questo punto do fuoco con l'accendino all'alcol e lascio bruciare finché non si spegne da solo. Purtroppo questa operazione non è visibile nel video, non si vede la fiamma. Questo procedimento serve ad eliminare l'alcol contenuto lasciando alla bevanda un gradevole e prezioso aroma speziato. Ora spengo il fuoco e servo bollente. Questa bevanda ha una lunga tradizione nell'Italia settentrionale, specialmente nelle zone montane, consumata nei periodi invernali, nelle feste di Natale e quelle di paese, ed è molto apprezzata anche dalle persone astemie come me. Vi ringrazio, vi invito, se non siete ancora iscritti, a iscrivervi al canale YouTube. Vi saluto al prossimo video.